allora ho cominciato a dare il numero di telefono. Solo che quando dai il numero di telefono il problema si ripropone, perché mi arriva una chiamata nel cuore della notte, così, chiamata nel cuore della notte, e questa mamma che mi dice: guarda, mio figlio non è come te, mio figlio si è dislessico, ma secondo me è anche che non ha voglia, è anche che insomma a scuola non vuole impegnarsi, è anche insomma che gli manca la voglia di fare questo, la voglia di fare quell'altro. E io ho risposto che secondo me è vero, può essere che il suo figlio non ha voglia, ma il fatto che non abbia voglia, sono scettico sul fatto che non c'entra niente con la dislessia. Perché? E io ho dato questa foto. Ho scritto: uno dei due non ha voglia di andare in bicicletta. E non gli ho detto quale dei due ci arriva. Il discorso qual è? È che se una persona si trova davanti a una strada in salita, uno ostacolo, una scuola di strada, un ostacolo insormontabile, è logico che dopo mi dice: ma chi lo fa fare? Se quando mi trovo davanti a Harry Potter, voglio, cioè non il mago, io, cioè se mi trovo davanti a Harry Potter, comincio, prima cosa che faccio è comincio a contare le pagine. Una volta che ho contato le pagine dico: va bene, aspetto il film. Perché? Perché mi passa la voglia. Se invece io Harry Potter lo ascolto come audiolibro, se invece Harry Potter vedo mi viene letto da qualcun altro o lo si legge in gruppo o cose simili, è come se invece di avere quella bicicletta gli avessi una moto da cross o avessi un elicottero addirittura. E allora lì l'ostacolo lo supero anche volentieri. Su questo dico un paio di cose anche sugli strumenti compensativi. Anzi, vi faccio vedere una foto che vi chiarisce automaticamente tutto sugli strumenti compensativi in classe. Ecco. Va bene, possiamo andare avanti. Allora, questo soggetto ha un problema fondamentale. A parte il fatto che gli manca un sopracciglio, che quello va bene, si può sopravvivere, però se va in classe, la maestra vede questo ragazzo qua, la prima cosa che gli viene in mente è: come cavolo faccio a fargli fare la verifica? Perché lui è destro e ha un gesso al braccio destro, quindi fa la fatica a scrivere, fa la fatica a fare la verifica. E allora le soluzioni solitamente sono due. La prima è quella di dire: gli do del tempo in più, così fa meno fa, cioè so che ci metterà un po' di tempo in più perché fa una fatica bestiale. Oppure l'altra soluzione è: taglio la testa al toro e utilizzo la prova orale, una strategia completamente alternativa, gli faccio l'orale. La cosa strana è che questi strumenti che sono utili per una persona che ha gesso, ma sarebbero utili anche per me. Il problema è che quando io alle medie o alle superiori chiedevo gli strumenti compensativi, c'era sempre un compagno di classe che diceva: come mai lui sì e io no? Voi provate ad andare, l'ho chiesto oggi a una classe delle medie, ho detto: ma se voi avete in classe un ragazzo col gesso, voi vi preoccupa il fatto che lui faccia l'orale piuttosto che lo scritto? E loro mi hanno risposto: sì, certo, mi preoccupo per mio amico, perché l'orale è più difficile. Vero, può essere anche così. Però il punto è che lo strumento viene accettato. Perché? Perché il gesso si vede. Il gesso è ben visibile. Mentre la dislessia non si vede. La dislessia è come un gesso invisibile. L'altra cosa è che quando io ho messo il gesso, i miei voti hanno avuto un'impennata, cioè mi davano gli strumenti, quindi i miei voti sono passati dal 6 che va bene a prendere anche i 9, i 10, così simili. Perché mi davano questo strumento? Tant'è che quando mi ha detto vogliamo il gesso, io ho detto: aspetta un attimo, un po' l'esame, fammi fare prima avversamenti. Così, questo, adesso avete capito perché fuori c'è un baldacchino con gessi finti, ecco, è una cosa utile.